prova, lei resista, vedo io che la prova la fibra. Non è che noi facciamo questo lavoro per fare in altre persone, però il ragionamento che noi vogliamo fare è questo: se questa radiazione in 5 minuti ha fatto perdere tutta questa forza, signore, pensatevi 8 ore di notte cosa può provocare sull'organismo. Allora, la signora mi chiedeva se c'è questo raggio gamma così presente e tutta magari tutta la stanza è piena e il letto non si può ascoltare, che cosa si può fare? Allora, quando noi andiamo a fare il rilevamento, e ovviamente se la situazione è critica e non si può fare niente, ci sono tutta una serie di strumenti, okay, che si possono installare per poter risolvere il problema. Però quello è l'ultimo, come puoi dire, l'ultimo step, sì, proprio l'ultima. Oggi per esempio abbiamo fatto due rilevamenti dove c'è stata la possibilità di sistemare delle cose gravi, perché la vostra elettricità, sia la tua che la sua, erano altissime. Cioè, se loro avessero continuato a dormire così, ovviamente avrebbero caro. È stato semplice in questo caso, perché non era un problema di impianto elettrico, ma di qualcosa esterno all'impianto elettrico. Quindi è bastato staccare queste cose e da un valore altissimo sono andati in un valore più che regolare. Però a volte il problema è dentro l'impianto, quindi lì c'è da agire in un'altra maniera. Ovviamente in base a quello che si trova noi diciamo sempre come risolvere, e non solo come risolvere, ma come risolvere in maniera sicura. Perché di soluzioni ce ne sono.